Allora, eccoci, buon pomeriggio a tutti voi. Vi state collegando in diretta live. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io innanzitutto desidero ringraziare tutte le persone che veramente da ieri mi stanno mandando tanti messaggi di solidarietà e vicinanza. Io vi ringrazio. Vi ringrazio di cuore tutti. Ringrazio anche tutte le persone che oggi hanno seguito la diretta live con i miei avvocati, l'avvocato Andrea Piacentini e l'avvocato Alessio Cugini Borgese. Abbiamo superato oltre 22.000 visualizzazioni, quindi comunque tanta gente ha voluto, sta seguendo quello che purtroppo mi sta accadendo. Bene, io vedo che già c'è di nuovo l'avvocato Cugini pronto a intervenire. Perché? Perché proprio 2 ore fa è arrivato un altro provvedimento, purtroppo, del Tribunale di Trapani in merito all'aggressione subita, come ricorderete, a Fulgatore, dove sia io e il mio staff siamo stati aggrediti, ci hanno distrutto la macchina, siamo finiti in ospedale. Ricorderete quello che purtroppo è accaduto. Bene, ora praticamente un mesetto fa circa il Tribunale di Trapani mi ha condannato sul ricorso della famiglia a pagare circa 8.500 euro, ordinandomi di cancellare il video della diretta live, dove appunto si documentava tutto l'accaduto. Io mi sono opposto con i miei avvocati a quel provvedimento, ancora non è stata fissata, cioè non c'è stato l'esito di questo ricorso. Motivo per cui i miei avvocati giustamente hanno chiesto allo stesso tribunale di sospendere la sanzione prevista di 500 euro al giorno se io non toglievo il video, se io non avessi tolto subito il video. Allora i miei avvocati giustamente hanno detto: visto che Rizzi è un suo diritto, ha fatto ricorso contro questo provvedimento, blocchiamo questa multa di 500 euro al giorno perché siamo in attesa del secondo giudizio di un altro giudice. Bene, oggi è praticamente arrivata la risposta del Tribunale di Trapani. Ve la faccio leggere e poi faccio intervenire gli avvocati. Ecco qua, io ho voluto togliere, perché vi chiedo anzi di non insultare, per favore, non fare nulla, il nome del giudice che ha fatto il provvedimento. Riguardante i predetti fatti, il giudice ordina, vedete, sulla propria bacheca Facebook, in violazione dell'onore e del decoro personale e del diritto di riservatezza della vita familiare dei ricorrenti. Quindi io con quella diretta ho violato l'onore, il decoro e la riservatezza di quella gente che ci ha spaccato una macchina, ci ha aggredito, ci ha fatto finire in ospedale con oltre 10 giorni di prognosi, che tra l'altro vogliamo ricordarlo, il cane che io ho segnalato è stato sequestrato perché era tenuto in condizioni disumane, quindi io avevo ragione. Bene, ragazzi, il giudice ordina all'ufficiale giudiziario di venire, presumo, a casa mia per accertarsi che io ho tolto il video, disponendo che questi venga addirittura affiancato dalla forza pubblica e in particolare dalla polizia postale. Cioè, vi rendete conto? Cioè, io dovrei trovarmi, a quanto pare, da quello che capisco qui, da un momento all'altro, l'ufficiale giudiziario, la polizia postale, cioè, ha ordinato che venga affiancato dalla forza pubblica, come se io fossi il peggior delinquente. Non so, se viene l'ufficiale giudiziario, cosa faccio? Non lo so. Condanna praticamente i resistenti, i miei avvocati, quindi sarei io praticamente, al pagamento delle spese che quantifica in euro 4.500 per onorari di difesa oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, quindi andiamo attorno ad altre 7.000 euro praticamente di spese oltre alle 8.000 già che mi hanno dato 15 giorni fa. Quindi siamo attorno a 15.000 euro. Ripeto, io sono andato là in diretta live e ho documentato le condizioni in cui veniva tenuto un povero cane, che ripeto è stato sequestrato. Cioè, le forze dell'ordine mi hanno dato ragione, gliel'hanno portato via perché effettivamente era tenuto male. Questi signori ci hanno massacrato di botte, hanno spaccato la macchina del mio avvocato, mi hanno fatto finire in ospedale. Questi signori, io vorrei sapere a cosa sono stati condannati ad oggi? A nulla, e io devo pagare 15.000 euro e mi devo trovare a breve l'ufficiale giudiziario a casa mia con la forza pubblica. Come se fossi,
peggior delinquente, ragazzi. E allora, io faccio intervenire il mio avvocato adesso in diretta, ma ci siamo sentiti già prima, io l'ho sollecitato, gli ho detto se ci sono i presupposti di legge, chiedo di essere tolto, io non voglio più essere giudicato dal tribunale di Trapani. Io non mi fido più dei giudici di Trapani, mi prendo la responsabilità di quello che dico, ovviamente io non mi sento più un giudice, dovrebbe essere imparziale. Qui c'è un accanimento nei miei confronti, cioè c'è un provvedimento uno dietro l'altro contro di me, la pecora, l'aggressione al furgatore, sono tutti provvedimenti uno dietro l'altro contro di me. E allora io a questo punto, se ci sono i presupposti, chiedo di essere giudicato da un altro tribunale, non voglio più essere giudicato al Tribunale di Trapani perché io ancora ho diversi procedimenti aperti davanti al Tribunale di Trapani e non mi fido più, non mi fido più di questo tribunale. E allora io faccio intervenire l'avvocato Cugini e vediamo se lo becco perché adesso, avvocato Cugini, ti chiedo di rifare un commento perché non trovo più il tuo commento, ti chiedo scusa e non riesco a farti altrimenti intervenire in diretta, quindi ti chiedo la cortesia, avvocato, di rifare per favore un commento, così ti faccio entrare in diretta. Ha commentato? Eccoci, Esatto. ecco, ok. Fai parlare. Sia ancora col collega di studio Piacentini. Eccoci, buonasera a tutti. Enrico, quanto tempo? Ci rivediamo praticamente a distanza di 2 ore, forse. Forse se aspettavamo qualche tempo in più lo potevamo dire nella diretta di prima che Sì, era arrivato in pratica questo sì. provvedimento. Ecco, Sempre molto. forse ci hanno ascoltato la diretta e si sono arrabbiati, non lo so. E avete sentito quello che ho detto, insomma, io Sì, vabbè. spero che siate. Mi fido del vostro lavoro, ovviamente spero che siate nelle condizioni di potermi fare giudicare da un altro tribunale perché io comincio ad avere paura, onestamente, ve lo dico proprio sinceramente. Comincio ad avere paura Allora perché io non è normale. Cioè, qua è un provvedimento uno dietro l'altro contro di me, addirittura qua si parla di mandarmi la forza pubblica pure. Vabbè. cosa, Enrico, poi sul discorso di sfilarci dal tribunale lascio parlare il collega. Diciamo questo provvedimento qui viene emesso dallo stesso giudice che ha già emesso il provvedimento, quello lì, che noi poi abbiamo impugnato, che io sono subentrato per fare il reclamo, no? Quindi diciamo che è un provvedimento che non è che mi lascia particolarmente sorpreso, perché del resto, insomma, è lo stesso giudice, ci sta che non possa, no, andare contro il suo intendimento, lo ha già manifestato, io lo rispetto, non fa niente. Diciamo che abbiamo ancora la carta del reclamo al collegio pendente, dove ci saranno giudici diversi, presidenti di sezione, quindi in realtà un altro tribunale che ti deve, insomma, un'altra autorità giudiziaria che ti deve comunque decidere questo provvedimento c'è, cioè, anzi, provvederà dopodomani. Pertanto, provvedimento di oggi, ripeto, non sposta nulla. Magari potrei dire, fino a vedere delle condanne. Andrea, ecco, Perdonami, dimmi, Enrico. bravo, bravo. No, forse lo stavi già dicendo tu. Ti volevo chiedere questo, ma è normale una cifra del genere, condannarmi a una cifra così? Andavo qui proprio, dico io. Allora, se ragioniamo sul fatto che inizialmente sei stato condannato a 8.000 più accessori, sempre con questo, se usiamo un parametro così generoso, mi sembra coerente. Cioè, ci vedo coerenza, no? Nel resto, voglio dire, se per un ricorso intero sono 8, questo è un ricorso, un subprocedimento, 4 mi pare ragionevolissimo, insomma, no? Vabbè, Come chi mi conosce lo sa che io sono un po' ironico, nel senso che ovviamente mi sembra abominevole anche questa condanna di 4.000 euro per un procedimento, diciamo, che no, fa parte. 4.500 più Sì. IVA, rimborsi, eccetera. Andiamo a 6.000-7.000 euro, eh? E eri sui 12 con il ricorso e adesso sei a, sì, 6.000, forse sei qualcosa. Vogliamo dirlo anche che il Quindi video. sono a 18 totali. Sì, esatto, ma vogliamo dire che il video al momento non è online e pertanto
sei stato condannato a rimuovere il video online non c'è. Quindi l'ufficiale giudiziario vi prendete un bel caffè, dice ufficiale si accomodi, a parte che poi in realtà non è così, perché l'ufficiale giudiziario si farà coadiuvare dalla polizia postale e io credo che l'intervento proveranno a farlo a livello andando su Facebook direttamente, perché vengono da te, tu non hai nulla. Qui mi sembra che si sia trasformato. Posso dare un computer e poi dico guardate, lo vediamo insieme, non c'è più il video. Ma mi sembra che questa pronuncia sia molto interessante perché crea una giurisprudenza nuova, nel senso che praticamente in sede civile si sta agendo come se fossimo in sede penale. O no? Nel senso che questo è un provvedimento che mi sarei aspettato di più in una sede penale. È vero che al giudice del primo grado che ha stabilito spetta anche di prendere le determinazioni per far applicare il provvedimento, ma io ritengo che aver già comminato una sanzione di 500 euro al giorno fosse più che sufficiente per dissuaderti dal mantenere online il video. E infatti il video online non c'era in questo momento. Quindi abbiamo preso una condanna di 4.500 euro più accessori per condannarti a rimuovere un video quando il video online non c'è. Va bene. Ok, non fa niente perché tanto voglio dire, sempre davanti al collegio dovevamo andare, andremo anche su questo provvedimento, lo impugniamo, io confido nel collegio che poi tra l'altro se vogliamo proprio dircela tutta, dopodomani si sarebbe espresso sul tuo reclamo, forse invece di sparare un provvedimento del genere oggi sarebbe stato forse indicato a te Corretto. dopodomani e vedere che diceva il collegio, poi tanto se il collegio ti dà torto, a posto, video finito, basta. No, voglio dire, io sapevo, cioè si sa che dopodomani il tuo reclamo potevamo anche attendere 2 giorni, non lo so, per vedere come andava. E comunque, le attendiamo noi a questo punto, il collegio dopodomani, vediamo che succede. Se va come io mi auguro. No, Andrea, non ti sentiamo più. Ok, Perché sì, c'era una era andata via la. chiamata, dicevo che se dopodomani dovesse andare come mi auguro, come spero, allora a questo punto cadranno tutti questi provvedimenti intermedi che ti sono arrivati, quello di luglio, quando era, questo qui di oggi, che diventa tanto non esset, perché voglio dire, se il reclamo va bene, va bene. Se il reclamo va male, valuteremo. Io sono fiducioso, vediamo. Ok, vediamo. È inutile. Addosso, no? Dobbiamo degli strumenti e li usiamo tutti e non è mia abitudine star lì a dire ah, ma allora me la gioco tutta, c'ho ancora un grado di giudizio, mi è più che sufficiente per giocarmela. Vediamo come va. Sono fiducioso, l'atto è fatto molto bene, quindi io non credo che ci sia una congiura assolutamente di intero sistema, magari c'è una singola antipatia, ma io sono fiducioso nella giustizia e spero che un intero collegio ci darà ragione, assolutamente. Vedo il collega meno convinto su questo aspetto. Allora, il collega è assolutamente fiducioso. Alessio, scusami, devi spostare un po' perché non ti vedi proprio. Il Ecco. collega è fiducioso. Io ora faccio una cosa. Sto Dai. scrivendo quello che secondo me è l'esito. Allora, Allora, Non sono lo condannato. diciamo, lo sta vedendo il collega Piacentini. Allora, aspetta. Posso io scrivo la mia previsione a questo Ok, punto? va Sì. bene. Mettiamo la data di oggi che è il 12-10. Imbustiamo. Mi becco un altro Il titolo di danno. congiunzione? Assolutamente. Siamo notarili, eh? In Allora. mi becco un altro danno io, dopo domani. Molliamo la busta, un momento che prendo il mio timbro. Allora. Metto anch'io un'autentica. Vai, Ecco. ecco qua. Timbrata da me e consegnata all'avvocato Piacentini. Notarile. Io ho il piccolo dubbio che, proprio perché come giustamente dice il collega, fra 2 giorni esatti noi dovremmo avere l'esito del reclamo. Si spera. E il giudice questo non può non saperlo e quindi mettere anche in conto, no, che il suo provvedimento potrebbe essere
cioè finire fondamentalmente nel nulla, perché è chiaro che se viene accolto il reclamo viene meno tutto quello che è stato deciso fino adesso, compreso questo provvedimento di oggi, a 2 giorni da questo dia, con una condanna alle spese di questo tipo, fra l'altro. E allora la mia domanda da uomo della strada è esattamente questa: come mai non si è aspettato 2 giorni? Io ho una mia idea, l'ho scritta in questa busta chiusa che conserverà con atto notarile, con veste notarile, l'avvocato Piacentini, e Lo so pure io. vedremo se avremo torto. Io mi auguro di avere torto, lo dico Ah, definitivamente, è giusto. Allora, voi immaginate, posso, dico, vi ricordate tutti quanti la storia di Pupa? Ah, vogliamo raccontarlo? Esatto, la storia Diciamolo, di dai. Pupa, che si è conclusa, forse l'hai detto sulla tua pagina. Questi carissimi signori che avevano deciso di farmi causa per riavere Pupa, dicendo che in realtà era di un altro il cane, tutta una serie di belle cose che qualcuno ha pensato bene di imbastire, tenendo conto che, voglio dire, se permettete, da avvocato l'atto l'ho scritto io di costituzione in quel giudizio, l'abbiamo vinto. E quindi Pupa resta a me, per fortuna. Ecco, stesso tribunale di Trapani, Stesso valore della lite, stesso valore, indeterminabile, stessi giudici, perché stessa sezione, condanna alle spese di 400 euro, qualcosa in più forse? 400 euro. Cioè, Beh, stessa causa, stesso stesso valore, argomento. condanna alle spese 400 euro contro 8.000 euro. Più 4.000 per questa distanzietta. 12. 400 euro portava un nome e cognome, 8.000 euro il destinatario era Enrico Rizzi, e questo è il problema. Allora, la parte lì si chiamava Alessio Cugini, meno importante. Quindi è uscita fuori questa condanna alle spese di 400 euro. Io ne devo pagare 8.000 in un colpo e 4.500 nel Più secondo. accessori. E Gli accessori, 20.000 euro. poi c'hai il reclamo. Ancora fare il provvedimento, è giusto. Dico, quindi 2 giorni, poi facciamo i conti tra 2 giorni. facciamo Facciamo il totale. esatto. Quindi bisogna avere fiducia nella giustizia sempre, Non mi costa nulla a questo punto. perché voglio dire, facciamo questo, a parte il fatto che siamo tutti cittadini, giusto? Io, chi mi conosce, insomma, lo sa, faccio politica e non da oggi. Quindi credo anche nell'impegno civile e se mi esprimo anche nella mia veste, tra virgolette, politica, di chi crede nella giustizia civile e nelle istituzioni dello Stato, essendo stato un uomo delle istituzioni. Dopodiché l'ordinamento prevede determinati rimedi, li spiegheremo tutti, possono stare tranquilli, perché se c'è qualcuno, e ci sarà, che pensa che ci fa stancare, demoralizzare, abbattere, forse non ha ancora compreso, per chi conosce il Signore degli Anelli, che noi sappiamo di essere nel fossato di Helm. Quindi noi andremo avanti fino alla fine, ovunque. Dobbiamo arrivare a Strasburgo, signori miei, arriviamo a Strasburgo. Si mettessero l'anima in pace, perché non finisce qui. E quando giustamente le persone dicono, come sto vedendo adesso, facciamo qualcosa, lo faremo con i giusti strumenti, come stiamo già facendo, perché devo dire la verità, l'avvocato Piacentini, che è subentrato, ricordiamolo, perché il primo grado non è stato eseguito dall'avvocato Piacentini, neanche da me, ovviamente, per ovvie ragioni Vabbè, di io non l'ho opportunità. sottolineato, però sì, No, effettivamente. l'avvocato Piacentini è subentrato ed ha, nel momento in cui ha fatto il reclamo, che sarebbe fondamentalmente un atto di appello a quell'ordinanza, perché ovviamente non ha competenze di diritto civile, ha fatto un atto di 40 pagine, tant'è vero che dall'altra parte ci si è anche lamentati che l'avvocato Piacentini ha scritto troppo, Un prolisso. smontando pezzo dopo pezzo dopo pezzo, non solo il ricorso, ma anche l'ordinanza. Lo diceva giustamente prima, ha rischiato anche la separazione, quindi ci ha dedicato un'estate intera. È stato un lavoro difficile, ma è un atto non perché dobbiamo essere, tra virgolette, Autoreferenziali, esatto, eh.
ma semplicemente perché veramente un atto di 40 pagine in cui l'avvocato Piacentini è andato a prendere anche le misure catastali che questi signori in primo grado avevano prodotto per dire quella è proprietà nostra, e l'avvocato Piacentini gliel'ha smontato dicendo: signori miei, ma qua c'è scritto che non è vostra, è il catasto che lo dice, non l'avvocato Piacentini, l'avvocato Cugini, Enrico Rizzi No, no, e il dato. tribunale di Avellino, lo dice il catasto, il catasto. E quindi chi non vede, chi non vuole vedere, ma ripeto, se qualcuno ritiene che in questo modo ci può abbattere, non ha capito, in questo modo carica il doppio. Questo lo deve avere ben chiaro, chiunque esso sia. Grazie. E comunque dico che per dopodomani, fiducioso sì, ma sprovveduto no. Cioè, io la musica la comincio già a sentire, quindi vediamo che succede. Rimango fiducioso, Allora, ma si diceva durante Tangentopoli, si sente da lontano un tintinnare io di di manette. manette, bene, ecco, sì, diciamo che il tintinnare di manette. Se mi vengono ad arrestare, li No, questo è chiamo. civile, stai tranquillo. Salutaci l'ufficiale Oddio, non giudiziario. si sa più perché. Ah, Ormai, guarda, vengono. ormai con il tribunale di Trapani non mi stupisco più di nulla. Magari con la causa civile decidono che devo essere arrestato. Tanto ormai a Casi Trapani. vigili del fuoco, perché qua ti devi aspettare di tutto quanto. Beh. Sì, magari con i vigili del fuoco a casa mia. Entrano la. Telecom, Fasquet, verranno. Mi mandano a casa chiunque, pur di fermarmi, penso che manderebbero a casa pure l'idraulico. Non lo so, chiunque. Vabbè, ma Vabbè. ragione il collega. Noi non Certo, l'ufficiale giudiziario che adesso verrà qui a Roma sarà una nuova conoscenza, perché a Trapani li conosco, qui a Roma è tutta nuova conoscenza. si avvicina, per chi non lo sapesse, il 1° dicembre. Si avvicina il 1° dicembre, giusto? Il 1° dicembre, magari sarà il giorno del Tuo mio compleanno. compleanno che mi E fanno. io e l'avvocato Piacentini, in accordo con i funzionari giudiziari del Tribunale di Trapani, abbiamo deciso di regalarti un paio di braccialetti in acciaio. So che tu porti i Non bracciali. c'è avere la misura però, eh. No, si Quindi, stringono ah, si stringono, non l'ho mai avuto io per fortuna, quindi scusatemi, ma non conosco bene le dinamiche, ecco, però vabbè, però. No, lascia perdere. Lascia perdere. comunque noi andremo avanti, non fa niente, andiamo. Non Vabbè. è una condanna pecuniaria emessa dal medesimo giudice che già ha fatto quel provvedimento che mi lascia minimamente sorpreso, perché voglio dire, su, dai, che cosa ci vogliamo aspettare? Mi sorprendono le tempistiche un pochino, ecco, perché dopodomani era, ma forse perché magari già. No. Vabbè, sì, Quindi tutto può essere, tutto può vedremo, essere. vedremo Noi siamo dopodomani. fiduciosi. No? E magari già il provvedimento era pronto e quindi intanto ce l'ha mandato. Esatto. Ce l'ha fatto, Certo, quello che. perché lasciarlo sul tavolo? Certo. Per non perdere tempo, giustamente un tribunale efficiente manda il provvedimento. Giusto. Il tribunale della Parisi distingue per questa cosa e io sono grato per questa velocità e quindi mi aspetto che anche il reclamo poi verrà deciso così nel giro di ore, Vincendolo. vincendolo chiaramente. Ovvio, non ho dubbi. Va bene, io vi ringrazio e vi lascio, così continuate a lavorare, che oggi io Sì, ma ho sì, non fatto ti preoccupare, che il problema. rifiuto c'è. Verissimo, proprio. Bene, ci sentiamo alla prossima condanna. Alla prossima. Ieri di libero, quando è? Giovedì? Venerdì, quando è? Dopodomani? Beh, dopodomani che cosa? Forse giovedì. Giovedì. Tieni libero Giovedì. giovedì che facciamo la diretta, va bene? Saluto l'ufficiale giudiziario, ok? L'esercito della salvezza. Se arriva il Mi pare che a farmi ridere, va, almeno Va quello. bene, salutaci tutti, Fasso, i Vigili del Fuoco, Telecom, DAZN, salutaci tutti, eh? Va bene? Ciao Enrico, auguri. Buon proseguimento. Ciao Enrico. Ciao, ciao, ciao.